Il centro commerciale Ibleo sarà aperto il 25 aprile, nonostante il calendario appositamente redatto per la festività prevedesse in quel giorno la chiusura. Una situazione che non piace per niente alla Philcams CGL, che in queste ore ha già parlato con i lavoratori e che ha chiesto adesso un incontro urgente con la direzione del centro, che il 25 sarà aperto dalle 10 alle 21. È inconcepibile e inaccettabile, spiega il segretario generale della Philcams CGL Antonio Modica, l'improvviso dietrofront della direzione che a pochi giorni proprio della festività ha deciso unilateralmente, contravvenendo a quanto già previsto invece in calendario, di disporre l'apertura di tutti i negozi. Nella programmazione relativa al 2023 il calendario prevedeva infatti che tutto sarebbe rimasto chiuso, così come avviene ormai da anni. Superfluo evidenziare come questa decisione abbia fatto arrabbiare moltissimo i lavoratori. È possibile che quando si chiede di disporre la chiusura per un giorno, la direzione dice che è necessario parlarne un anno prima, spiega Modica, mentre per disporre l'apertura bastano pochi giorni. C'è inoltre una sentenza della Corte Costituzionale che prevede che il lavoratore ha sempre il diritto di scegliere di non lavorare nei giorni festivi senza incorrere in provvedimento disciplinare. La Philcams rilancia quindi, conclude Modica, la campagna nazionale La festa non si vende e auspica che la direzione del centro mantenga le chiusure calendarizzate a inizio anno, quindi prima fra tutte quella del 1° maggio.